Della voce. Allora, se dovessimo chiedere a qualcuno per strada cos'è la voce, non ci sa rispondere. Neanche il più grosso specialista sa rispondere. Ma sappiamo che le corde vocali sono due muscoli, come qui. Noi incominciamo, impariamo a correre e alleniamo i nostri muscoli. Questo esercizio, in pratica, serve per rafforzare i muscoli fonoarticolatori. Z, an, s, e, c, o, u, g, h, r, u, n, o, n, r, r, è molto veloce, quindi con questo sistema, andando avanti per 5-10 minuti, io non faccio altro che allenare i miei muscoli fonoarticolatori. Antonelle Artaud rappresenta il tramite tra il primo arco di esperienze sonore condotte dalle avanguardie storiche e la loro ripresa nel secondo dopoguerra. Con lui non è più solo la voce che sperimenta, ma anche il corpo dietro la voce. Di lui ci resta un documento straordinario, una vera e propria performance che avrebbe dovuto andare in onda alla radio francese nel 1948, ma fu invece censurata dalle autorità. Ascoltiamolo nella libera interpretazione di Demetrio Stratos. È malato, parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre en lui pour lui bienté cet animal que Dieu et avec Dieu ses organes. Oui, ses organes, ses organes, tous ses organes. Lorsque vous l'aurez fait un corps sans organes, alors vous l'aurez délivré à tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Papa pipi, papi. Facciamo l'esame glottografico, così possiamo meglio renderci conto. Va bene. Dei meccanismi. Lo sente stretto? No, no. Andiamo in cabina. Ecco, come eravamo supposto, le corde vocali sono immobili, non vibrano, mentre abbiamo un'emissione sonora chiarissima dalle labbra. Quindi l'ipotesi che abbiamo fatto, che fosse un fenomeno di tipo fischio, dovrebbe essere quella corretta. Si vede chiaramente, riesce addirittura a modulare in intensità l'emissione fischiata. I monaci tibetani, 8.000 metri, fanno questo tipo di... credo che si chiama diplofonia, cioè doppia voce in pratica, ma la fanno molto bassa. Cioè, qui invece cioè, c'è uno sforzo maggiore, come parlavamo prima, per dargli anche una emissione un po' elettrica.
Non solo, ma io credo che si possano costruire dei motivi. Io credo che loro facciano questa cosa qui, però non sono consapevoli della seconda voce, cioè non la vogliono provocare. E io voglio parlare con te di recuperare questo tipo di tecnica che è sconosciuta in Occidente. Beh, oggi si parla molto della voce usata come strumento, oggi si scopre la voce usata come strumento, però in realtà il tipo di ricerca che facciamo, che abbiamo fatto noi in Italia col gruppo Area sulla voce è una ricerca molto, molto diversa. Noi vogliamo superare questo concetto. Oggi c'è la tendenza, i cantanti vogliono usare la voce come uno strumento. I grossi maestri indiani, quando suonano uno strumento, il più grosso complimento che si possa fare a un cantante indiano è: suoni lo strumento come una voce. Quindi il contrario, il contrario dal concetto che usiamo noi in Occidente. E noi siamo molto estranei alla voce, che per un motivo molto semplice: noi non sappiamo la sua provenienza, non sappiamo da dove arriva, dove va, che tipo di veicolo è e come funziona. Demetrio, perché lo scioglilingua? Che significa? Lo scioglilingua è stato usato, credo, per la prima volta da Petrolini in Italia. Questo scioglilingua, forse eseguito qui, proprio in questo tempio, parla della cicala e il suo doppio probabilmente era la divinità, cioè utilizza 25, quasi una trentina di parole, è abbastanza diabolico, una trentina di parole in un giro di 3 secondi e mezzo che poi ripeti. Questi sacerdoti ripetevano per delle ore, andavano andati per delle ore, adesso io dico, se vanno avanti per 4-5 ore facendo questa cosa qui, vanno veramente con la testa di fuori, gli succede qualcosa. E a un certo momento, dopo 4 ore, gli succedeva qualcosa e trovavano Dio, la divinità, eccetera. Non è altro che un coinvolgimento della respirazione che agisce sul nervo simpatico, quindi fai un po'. La discussione che si è fatta con un musicologo in California fu questa. Diceva che il flauto, siccome non abbiamo un flauto a disposizione, possiamo utilizzare questo come flauto. Diceva che il flauto è uno strumento molto antico ed è il primo strumento che si usava per imitare la natura. Secondo me non è vero. Questa melodia cercherò di farla con la voce, imitando, possibilmente avvicinandomi a questo tipo di suono, che abbiamo detto non è l'originale, mi sposto di là.
Per fare l'imitazione di questo strumento, o il suo originale, se vogliamo, e per impararlo può sembrare un gioco da bambini, invece è molto difficile. Cioè, si può fare utilizzando questo specchio. Utilizzando questo specchio può sembrare un gioco da bambini. Il bambino, praticamente, i primi vagiti del bambino nascono da un'articolazione. Cioè, lo specchio del bambino è la madre che gli dice: tu sei questo. Io utilizzo questo specchio qua, che per me è importante, per cercare di vedere tutti i movimenti. Io non ho la possibilità, come dicevamo prima, di avere pedali, di controllare internamente chiamiamolo il mio strumento, controllo la voce. Siccome si proietta fuori e cerca di costruire dello spazio, è un veicolo, abbiamo detto, la voce, di orientamento spaziale, perché cerca di aggrapparsi, di gridare, è un appello, cerca di dare un significato sulle cose, questo qua mi aiuta a modificare, a controllare la mia voce da fuori. La respirazione è fondamentale per i cantanti. Possiamo citare dei grossi cantanti del 600, una tradizione italiana, Farinelli, Caffarelli, grossi castrati del 600 che facevano il grosso studio, lo sforzo enorme era la respirazione. L'uso della voce, come lui la fa, è un tentativo di simulare qualche antico canto primitivo scomparso, ma attenzione, simularlo, quindi rifarlo secondo le valenze musicali del nostro secolo. Quindi è come quando Klee fa il bambino, fa il disegno infantile. Attenzione, non vuole disegnare come un bambino, vuole semplicemente ricostruire il bambino perduto attraverso l'esperienza artistica del suo secolo. Ed è quello, mi sembra, che ha fatto anche Stratos. Oink, oink. Questo pezzo si chiama Stripsody, da strips, cioè fumetti, e descrive attraverso un rumore, l'onomatopea, il concetto che esprime attraverso il rumore, cioè il rumore che esprime un concetto, una serie di fumetti. Strips sono i fumetti americani, e questo si chiama Cowboys and Indians. Cioè, la situazione è una situazione di fattoria animali, una signora che culla un bambino, arriva arriva innanzitutto l'indiano, che è sempre nella storia nordamericana e il cattivo della situazione. Arriva il cowboy, uccide l'indiano e finisce così. Invece
cioè questo è il fumetto originale. Invece qui si cerca di ribaltare un po' la situazione. Sì, l'indiano muore, il cowboy violenta la signora e va via e perde la situazione. Oink, oink. La tecnica dei monaci tibetani, che per scopi liturgici utilizzano la voce, la risonanza del tempio gli dà quasi un perfetto accordo. È una tecnica che richiede molta pazienza. Qui questo tipo di proposta che faccio io qua è diversa dai monaci tibetani. I monaci tibetani riescono a fare due suoni contemporaneamente, hanno, ripeto, questa grossa risonanza del tempio. Invece qui si cerca di utilizzare la voce come accordo, è una cosa molto, molto delicata. Abbiamo una voce vettoriale, quella normale della voce, più due armonici che formano un accordo. Quest'altra tecnica è utilizzata da una tribù africana, le tracce si perdono verso gli anni 30-20, lo stregone, che in questo caso è una donna, canta con una tecnica molto strana, manipolando la voce con le mani. La melodia cambia con muovendo le dita, che possiamo avere semitoni tipo questo. In realtà la voce è solo una. Sono scrittore, vivo da 25 anni fuori dal mio territorio, dalla mia cultura, dal mio mondo, ma dal mio mondo cosiddetto fisico, cosiddetto concreto, toccabile, eppure
io lo sento perché sono abitato da questo mondo. Senza ciò che è stato il racconto di mia madre, senza il racconto che io ho sentito nelle piazze quando ero bambino, io non sarei assolutamente nulla. Quindi tutti noi abbiamo con noi e dentro di noi quella che poi io chiamo la cultura orale. Noi veniamo al mondo con la voce, con l'urlo, col grido, e sentiamo altre grida, e sentiamo altri urli, e poi sentiamo storie, sentiamo le favole, sentiamo racconti, sentiamo canti. E poi dopo, naturalmente, il tuffo cosiddetto nella scuola impedisce in un certo senso, o confina, o limita, crea quasi una griglia, ed ecco il mondo della scrittura, ed ecco il depositato, ed ecco, insomma, la memoria che finalmente muore nella calligrafia. Ora, la domanda che lei mi fa, nessun uomo può dirsi io sono se non ha sofferto questa oralità, se non è stato iniziato a questa oralità, se non è stato trafitto dalla voce, della madre, del clan, del territorio, ed è per quello che dopo la musica diventa nostalgia, diventa ricordo, diventa, in arabo si dice hanin, e tutto ciò che io sento al di là e anche al di qua della mia pelle, è questo. È un pezzo aria del 73, è un pezzo dall'origine cretese, è cantato in greco, un pezzo di musica popolare, e durante questo pezzo succedono tutti questi suoni che abbiamo fatto sentire prima. Cioè è possibile utilizzare questi suoni anche in un pezzo di musica popolare, anche di un pezzo moderno. Qui pratica qui durante questo canto si ha la voglia di misurarsi con quello che non si può. Cioè i cambiamenti sono rapidi, più che un lavoro di possibilità canore è un lavoro a monte mentale. Quindi Cometa Rossa. Oh,
Ad amore comiti, amore clea, iste. Ad amore tostomas tu spi, ite. Ad amore, amore anixe. More clea, iste. Ad amore tostomas che fi, ite. Aha. Ad amore anixe, more tin tin ca ardio. Chiedere la domanda che mi si fa è questa, come ci si arriva e perché si deve fare questo. E, ci sono in realtà molti modi di cantare. Qui si cerca di abolirli, di distruggere, di sganciare la voce dalle sue ipoteche espressionistiche. Cioè, un cantante lirico, il bel canto, viene intrappolato all'interno di uno stile. Cioè, cosa succede? Che si sviluppano i muscoli in una direzione. Non si può fare qualche altra cosa. Do un esempio. Se io dovessi fare ginnastica facendo il peso sulla mia mano sinistra, sviluppo la mia mano sinistra e non sviluppo niente dall'altra parte. Quindi, io devo cercare, facendo questi esercizi ai limiti del linguaggio, cercare di passare tutto il mio corpo, tutto attraverso la lingua. E questo è il discorso. Il perché, cosa sente uno quando si fa queste cose? In realtà tu si sente bene, si sente un po' una liberazione, se vogliamo, no? Di queste cose qui. Quello che abbiamo fatto sentire prima, la diplofonia o il canto difonico, gli armonici, è molto importante perché un'altra cosa importante attaccata alla voce è l'orecchio. L'orecchio è molto importante, è fondamentale che di solito si perde. Noi abbiamo, quando attraversiamo la strada, abbiamo un sacco di rumori, l'orecchio invece di sentire fino a 20.000, oggi in un tipo di società come la nostra, sentiamo la metà. L'orecchio è molto importante perché si riesce a sentire internamente, che non è un discorso teologico, cioè la voce non è l'orecchio come si pensava in teosofia o in teologia. Quindi qui c'è la voglia a livello umano di misurarsi praticamente con quello che non si può. Cioè, non è una proposta, non è una possibilità indiscriminata. Qui c'è la voglia di misurarsi con quello che si può. Che sono i limiti interni umani. Questo è il discorso. Stapidos agrias, horistu frium. Stapidos agrias, vi, tascolicon, e hondo suraston, entis, lutris, e vriscomenon. Pepereos quisu, vi, ita quisu, coconignon. Cocon lacnidion, vitas colicon, e honda suraston, etis lutris, e briscum menon, pepereos quisu, vita quisu, uresen lutris, pandias fonas, oste latin, quicon, oste latin, oste latin, oste latin, io mi occupo di suono.
e mi occupo di cercare quelle piccole, quel tratto differenziale, quelle piccole differenze che formano quel materiale fonico che noi non sentiamo, le piccole differenze che formano la parola. Una voce cantata, una voce parlata, in mezzo ci sta una differenza enorme, assurda. La parola è articolazione delle cavità. Qui in pratica si cerca di prendere, di fare uno studio sulle vocalità e sui consonanti e di trovare le vie di mezzo. Per esempio, do un esempio. Uno studio su due consonanti, la N e la L, che io posso far vedere, che è quello che abbiamo ascoltato prima, mi dà una differenza, il tratto differenziale di questo mi dà due suoni. Io faccio la N, pronuncio la N, faccio una voce, cioè propongo una voce vettoriale. Questa è la N. Il passaggio dalla N alla L mi dà due voci. Faccio ancora. Passaggio mi dà l'armonica. Il problema è abolire la parola. Noi quando si canta in questa direzione qui non crediamo molto alla parola. Vogliamo abolire, perché la parola è proprio ci incastra o ci schiavizza all'interno di un discorso stilistico. Noi non crediamo nello stile, quindi si cerca di abolire la parola, che è un secondo segnale della realtà, non è la realtà, l'unica realtà la parola. Si cerca di frugare all'interno, nelle pieghe, cioè rovistare nelle piaghe del linguaggio per tirare fuori qualcosa di nuovo. Questa è la direzione di questo tipo di sperimentazione vocalica. E qui si fanno esperimenti sui limiti del linguaggio. E può essere utile un discorso al bambino, al psicanalista, al foniatra, al logopedista, al folle, alla casalinga. Cioè può essere utile per tutti. Cioè, siamo in 5 miliardi, quanti siamo che utilizziamo la voce? Non la utilizziamo molto bene. Si può scoprire, siccome non la conosciamo, qui il tipo di sperimentazione che proponiamo è scoprire che non è tornare indietro, non è cercare di agganciarsi a una situazione di civiltà bianca o negativa, ma di scoprire quali sono i limiti del linguaggio oggi e nella nostra società. Questo è il discorso. Ripeto, queste cose qui la gente si può impressionare, sono facili da fare. Basta capire come funziona. Pugni chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Io me lo ricordo più che altro nel periodo di Pugni chiusi e dei ribelli, e già allora quello che veniva fuori era una voce che evidentemente si era formata all'italiano arrivando da un'altra lingua. Forse questa era la cosa più notevole. E quindi questo suo, diciamo che aveva, era come se mettesse la forma delle la forma fonica di parole di un'altra lingua dentro la lingua italiana. Torno alla metà di dicembre, sì. Tu farai una cosa molto simpatica, se tutti i musicisti saranno presenti, con alcuni personaggi della musica rock italiana, che sono Walter Calone alla batteria, Mauro Pagani al violino, Paolo Tofani alla chitarra. Ecco, che cosa ci proporrai quella sera? Dovrebbe essere il 15 dicembre. Hanno insistito, mi hanno chiesto di partecipare a questo festival, e siccome Tofani ed io non suoniamo da quasi un anno, siamo vecchi veterani del rock, quindi abbiamo un'esperienza di 15 anni di gruppi praticamente, e siamo nati verso il 64 e facevamo un rock molto, molto flessibile, molto simpatico, che era quello di Jerry Lee Lewis, o quello di Little Richard, che oggi torna in qualche maniera, quindi io ho ricevuto tante telefonate che mi pregano, vieni lì e fallo come divertimento. Certo, siccome certo. Il problema della voce non si pone come solo come limite, ma qui si estendono le possibilità e si può fare una serata, credo, simpatica. Ma senz'altro, senz'altro.
La perdita, il vuoto che lascia Demetrio è il colmabile della cultura musicale. Questa manifestazione è una prova del tipo di popolarità, del tipo di risposta del pubblico giovanile dà al lavoro di Demetrio, che è sempre stato considerato un lavoro marginale, un lavoro legato solo e elitario, legato all'avanguardia, anche per quanto riguarda l'aspetto area. Qui c'è il pubblico del rock, ecco, il pubblico del rock è un pubblico importante, perché Demetrio è partito dal rock, è partito da una musica di tradizione popolare e attraverso vari livelli di consapevolezza è arrivato a ricerche che le hanno collocato come una delle figure più importanti della musica internazionale. And I don't like to hear records. A me non piace ascoltare dischi. So he asked me what records of mine. Così mi chiese quale dei miei dischi mi sarebbe piaciuto ascoltare. Nessuno in particolare, gli risposi. He said he had a record by an Italian. Mi disse allora che aveva un disco di un cantante italiano, Demetrio Stratos. Credo che fosse dei Mesostics. Which I had. Sapevo che lui l'aveva cantato. That he had sung, but I had ma non avevo mai ascoltato. So I said, dissi allora, visto che devo ascoltare qualcosa, perché non ascoltiamo quello? So we would talk, parlavamo e mise sul disco. Rimasi sbalordito. The voice is not a voice. La sua voce non è una voce in senso limitato, in a way, ma una voce che si estende al di là di ogni senso del limite. Out beyond any sense of boundary. It was un'esperienza meravigliosa. E ogni volta che smettevamo di parlare, lui metteva dischi, chiedevo di mettere sempre lo stesso. Io ho fatto una lunga con lui, perché è incominciata tantissimo prima, tempo prima di fare gli Are. Ed era appena venuto via dai Ribelli, aveva questo contratto discografico con la numero uno di Lucio Battisti, il quale non gli aveva promesso Mari e Monti, ma non lo faceva cantare e non scriveva nessun pezzo per lui, insomma. L'ho conosciuto quando ha fatto la prova con la premiata Fonderia Marconi, che doveva andare al posto di Flavio Premoli e poi non fu preso. Cioè era anche lui, diciamo, fuori da ogni tipo di situazione normale. E perciò questo incontro è stato proprio un bisogno di ambedue di creare un gruppo a sé con delle caratteristiche un po' differenti. Ma erano delle caratteristiche differenti perché ognuno dei componenti di questo gruppo era un po' a sé stante ed era fuori, insomma, da gruppi usuali, insomma, erano di questa creatività, questa espressione musicale, ognuno col proprio strumento. È chiaro, questo tante volte creava questo suono caotico dove tutti e cinque con te, o quattro, perché poi il gruppo base era di quattro, tutti e quattro ci trovavamo a esprimere qualche cosa contemporaneamente. E perciò dico, non sempre era gradevole il tutto. Al sospirando tiri sottile sotto il peso, sotto il mare, sotto il divano.
Intuitiva? Dimitrio came, I had never met him, of course. Non lo avevo ancora conosciuto quando venne in teatro. It was, must have been the afternoon of the first deve essere stato nel pomeriggio del primo spettacolo. He arrived in what looked to be like a sort of Greek ricordo che arrivò in tenuta da marinaio greco. Non so come descriverlo altrimenti. Cappello in testa, giacca e pantaloni di quel tipo. So strong, è arrivato con la sua persona così forte ma anche così straordinaria da starci insieme. Abbiamo parlato un poco, gli ho spiegato come si prospettava lo spettacolo in rapporto alla danza e allo spazio e gli ho chiesto dove voleva stare durante lo spettacolo, naturalmente sul palco di fronte al pubblico. Ma in quale punto in particolare? Like to be, say, over downstage, what we would call downstage right, say over there if this were the stage. And he was during the afternoon. Mi ha detto che voleva mettersi sul proscenio. Era ancora pomeriggio. Roughly like a music stand podium. E gli abbiamo preparato un podio per leggere la musica. But he never con un microfono che è stato verificato. And, ma lui non emetteva il minimo suono mentre aspettavo di sentire perché conoscevo solo un suo disco e non vedevo l'ora che ciò avvenisse perché era straordinario starlo a guardare ma non ha emesso un solo suono durante questa specie, diciamo, di prova e che lui sia rimasto o no per tutta la durata della nostra prova non ricordo ma rimasi sbalordito dal fatto che non aprì bocca una volta ambientatosi e provato il funzionamento del microfono. Finalmente gli ho chiesto se potevamo aiutarlo in qualche cosa e lui a dire no, va bene, va tutto bene, posso rimanere? Ed io, ma certo, puoi rimanere quanto ti pare Demetrio. Lo spettacolo comincia alle 8 di sera. Abbiamo cominciato a provare. Ad un certo punto se n'è andato. E mi sono messo a immaginare come si sarebbe presentato più tardi. E infatti era esattamente lo stesso. Cappello, sciarpa, fu straordinario. Stava dietro il palco e non apriva bocca, non sentiva ancora nulla. Noi stavamo scaldandoci come fanno di solito i danzatori dietro le quinte, all'interno di uno spazio alquanto particolare e non potevamo uscire sulla scena. Perché il pubblico stava già entrando. Arriva finalmente il momento dello spettacolo. Demetrio comincia. In questo spettacolo in particolare dovevo essere io il primo, ma avevo stabilito che fosse lui a cominciare cantando prima della mia uscita. Comincia a cantare. Sono rimasto così colpito, era così straordinario, mi son detto, non voglio rimanere qui. Sono corso subito sulla scena solo per ascoltarlo e guardarlo cantare. Ero completamente ipnotizzato. Mi sembra importante dire che Demetrio è stato e rimane
una icona transnazionale, un greco della diaspora che ha girato il mondo, che è venuto in America per delle esperienze significative, ed è questo suo coraggio, questa sua grande umanità nel provare tutte le strade, nel lavorare contro ogni condizionamento sia di natura estetica sia di natura politica. È questo, no? È questo che va continuato. Chiaro, il fatto della, soprattutto il fatto di ricercare, di interessarsi delle varie culture etniche, musicali, è sempre stata un po' la molla, quello che ci ha interessato a tutte e due, cioè dai primi del 72, no? Quando ci siamo conosciuti, abbiamo formato questo gruppo. E l'idea era fare qualche cosa fuori dai canoni usuali, cioè usare la voce in un altro modo, usare gli strumenti in un altro modo, cioè fuori dai dogmi, dai manierismi, no? Che erano un po' la caratteristica dei gruppi dell'epoca. E il fatto di questa ricerca ci ha portato a scoprire cose che non avremmo mai pensato prima.